Da quando sei arrivato te, me l'hai portata sotto lo standard in cui viaggiava. Giusto. E questa è una responsabilità pure di alcuni, di sto tifo che non c'è più. Ma non esiste. Se schieravano, no, perché il presidente non ci dà i biglietti. No, perché hai visto, mo fanno tutte agenzie, i charter e compagnia. Oh. E questi? Gli americani, ma dove stanno? Ma chi è Bardissoni? Un abbucatuccio che... e viene a fare direttore generale alla squadra di calcio. Sabatini, bene o male, alla fine, un direttore sportivo ci sta pure che far salto di qualità. Ma ragazzi, mettiamocelo in testa, Sabatini, il suo standard era Venezia, era Lazio. A Roma, a Roma. Qualche trofeo in giro, qualche Coppa Italia ho vinta, qualche finale l'avevo pure fatta. Sono arrivati questi, non esiste più niente. Come facciamo a dire? Io sento delle cose veramente, io rimango basito, rimango basito. Io gli ho visto fare mediana il tornante a Geco l'altro giorno, ragazzi. Ma come facciamo a dire? Ma può essere che... Ma come facciamo? Come facciamo? I Turbe faceva il terzino, raddoppiava su Maicon che non zoppo. Secondo te è inaccettabile, cieco? Lui 3 milioni e mezzo d'euro l'anno, si deve dimettere, deve avere il coraggio di dimettersi. Qualcuno ce lo deve portare, ce lo deve accompagnare. Basta, sto presidente non c'è sta. E io invito i miei colleghi, diciamo, lo sanno tutti, io faccio amministratore locale e probabilmente non farò l'amministratore, diciamo, del comune di Roma alle prossime, sicuramente, no? Diciamo, continuo a fare se mi va e se i cittadini lo vorranno, il rappresentante delle istituzioni locali di vicinanza. Ma ragazzi, sto stadio non lo dobbiamo far fare, perché almeno questi, così vedi a Roma come la mettono in vendita. Ci stanno tanti investitori stranieri veri, no, che vengono. Pure io ero buono a fare speculazione finanziaria con la banca che mi dava i soldi così. Pure io ero capace. Pure noi, tutti, facevamo nazionariato popolare e ce lo faceva pure a noi Unicredit. Non ci arriva un americano che viene da Boston. E poi quando succede una cosa del genere, chiaramente tirano fuori quel rigore, ragazzi, chiaramente. Stai a giocare una squadra di Serie C, sei uscito dalla Coppa Italia per darne un ulteriore segnale, perché non c'erano un paio di tre punti. E che fa Pjanic e Dzeko? Tirano il rigore fuori, perché hanno tirato il rigore appositamente in quella maniera. Ma perché? Perché è un ulteriore segnale. Ma se il presidente sta cosa non la capisce, ma se sto direttore sportivo sta cosa non la capisce, ma se quello è un avvocatuccio di mezzo cabotaggio, mo mettono là che non ha mai amministrato manco il condominio a casa sua. Ma come fai a... ragazzi? E poi ci piace Conte, Mourinho. Ma in queste condizioni voi pensate che sta gente viene, si fida e si affida? No. Allora, o presidente Pallotta viene e dice fermi tutti, ce l'hanno spacciato come grande gestore di queste situazioni, ma non mi sembra. Allora, se lui ci dà un segnale, sarebbe una cosa buona. Lo facesse, chiamasse veramente dei professionisti veri. Capito? Sì. E noi famola finita, no, perché quella è vero, i giocatori sono viziati e ben ammazzati, perché da quando è subentrata la lista Bosman, quando stanno in scadenza vanno subito a batte cassa, e quando fanno un gol di più e vanno a batte cassa, lo sappiamo tutti che cosa ha generato, no? Perché dice no, perché così prima, se no il calcio era a mano ai presidenti, i diritti dei giocatori, dei lavoratori, sì, tutto quello che vogliamo, va bene tutto. Dopodiché, oggi è questo il mondo del calcio. Se ci sta un gruppo di giocatori che vuole cacciare l'allenatore, l'allenatore almeno dovrebbe avere la buona creanza di dare le dimissioni. Solo che in base a questi contratti faraonici, quello è ovvio che non gli dai dimissioni. Ci pensasse Pallotta, no? O continuasse a pagare e ne prende un altro, che gli frega quello. È chiaro che è così, no?
È chiaro che è così, è questo il mondo del calcio. È un mondo in cui serve, è un modo per riciclare, è un modo per dove c'è un giro grandissimo d'affari da televisioni, sponsor e compagnia, come vediamo. Speculazioni edilizie come quelle che vuole fare essere la, no, non si chiama più nemmeno essere Roma, pensate. E la Roma rispetto allo stadio, poi è ovvio, siamo tutti tifosi, ci piace, magari famo lo stadio, io, capirai, bellissimo, bellissimo, però se sono questi i presupposti lasciamo perdere, lasciamo perdere subito, anche perché peraltro per come verrà costruita sta cosa, cioè lo stadio sarà De Pallotte, no, da Roma. Oh, ma ci svegliamo o no? Ma fammo un azionariato popolare, ma facciamo sta scalata, solo chiacchiere, non è che ci vuole, ci abbiamo dei grandi esempi in Europa di sto tipo, io non ho capito perché dentro sta città non si possono fare alcune cose. Approfittiamo, questo è l'anno della misericordia, ci abbiamo il Papa più rivoluzionario di tutti i tempi, cioè è successo quello che è successo a Roma, c'è sta una situazione inverosimile, c'è stata ma c'è ancora. E allora parliamo sempre di cittadini, e facciamolo, no? Facciamolo, vediamoci, incontriamoci, ragioniamo. Vabbè, ritorniamo sullo sport, scusate, sfogo, però ritengo inaccettabile. Dzeko che gioca così, già l'hai accennato, no? Dzeko, secondo te è lui che gioca così già dai tempi del Manchester City o glielo chiede Garcia? Allora, gioca così defilato. Secondo me è io, vedi, al netto che sono due giocatori diversi, no? Però io nel calcio ultimo moderno, diciamo modernissimo, c'era solo un giocatore che riusciva a fare terzino in una stessa situazione, poi nell'azione dopo rovescio di fronte e stava dentro l'area sul dischetto di rigore a buttarla dentro. Era Wayne Rooney. Allora quel giocatore faceva questa roba, tu a un certo punto lo trovavi terzino, te raddoppiava, poi lo ritrovavi davanti. Ok, sì, un altro fisico, quello che volete, era un Antorello, insomma, fisicamente al netto dell'altezza si può paragonare anche come modo di gioco, no? Potente, no? Era. Poi. Sì. Due giocatori diversi, Dzeko più dotato sotto alcuni punti di vista, quell'altro sotto altri, e mi sta bene, però c'è una questione, questo è un po' come il discorso, io mi ricordo stavo in curva e c'era uno sempre che tutte le domeniche insultava del vecchio, c'è una questione, quello faceva il tornante, ma Capello ce lo faceva giocare a tornante perché sapeva che però in mezzo ci stavano Totti e Batistuta, oh, questo se si mette lì e fa il tornante, ma chi entra? Ma chi entra in aria? Ma chi ci sta? E quello, allora questo è un problema, che questo non è, che l'allenatore non è capace di mettere la squadra in campo. Ma voi veramente siete tutti convinti che c'è, cioè, sti involuzione quest'anno addirittura di Rengolan? Oh, ma pure quello si è dimenticato come si gioca a pallone. Ma può essere? Io non ci credo. Io non ci credo, poi lascia perdere l'errore del singolo, il portiere, Ruiter, chi ve pare a voi, non fa niente, perché poi magari alla fine è ovvio che quando diciamo il meccanismo non funziona, ne soffre la difesa, ne soffre il centrocampo, gli esterni non brillano e quello e quell'altro, puoi trovare tutto, non fa niente, quando non brilla il gioco in generale, tutti fanno, no, c'hanno la giornata, no, 2, 3, 4, 5, allora quello vuol dire che è significativo, vuol dire che è un sintomo. Ma perché quel sintomo non l'abbiamo raccolto? Ma se il portiere fa degli errori una domenica, un'altra domenica e una partita in coppa, c'è un motivo, non è sereno là dietro. Ma perché secondo voi fa entrare, a un certo punto fa entrare De Rossi, fa la sostituzione? Perché quello gli facevano male le gambe, ma veramente? No, quello lo fa entrare perché si rende conto che, che nonostante la squadra, questo lo devo dire, era corta, non riuscivano a far filtro. Ma perché? Non sapevano a chi dare la palla. Non riuscivano a darsi la palla. Per questo poi il centravanti intelligente, uomo di calcio, grande giocatore, torna indietro e se la viene a prendere. Ma è normale. È normale perché tanto sa che se sta là davanti fa far salame in mezzo ai centrali difensivi degli avversari tutto il tempo, no? Allora fa densità,
se la passa, se la prende. Addirittura su un paio d'azioni, Dzeko, uno alto 2 metri, che ha provato a lanciarsi da solo. Si allunga la palla da solo, che salta a due uomini e corre dietro lui. Cioè, quella roba può fa, la può fare un giocatore in ala, ecco, quello che. Va bene. Ma non è. Non. Io... Cioè, dovrebbe esserci la società che a oggi non c'è. Che a oggi non c'è e che però è pure colpa nostra, perché a Roma noi volemo bene a tutti, osanniamo tutti, e come arrivano al secondo e so i più bravi, i più forti del mondo. Poi è vero pure che il giorno dopo li insultiamo, è vero pure tutto quello che ci pare. Però Roma è nostra, Roma è il nostro. E anche la nostra, no, la nostra vanità, è la nostra al netto con la Roma, pure la Lazio, ci mancherebbe, insomma, per i cugini, ma. Senti, va, ti blocco un attimo, chiamiamo i cugini con il nostro Andrea Sberna, che dopo ha da fare. Così sentiamo finalmente la Lazio che ha vinto in Coppa Italia, vediamo come. Ma tanto pareggiano con l'Inter, perché te ne ha chitto 2-2 e vai col stanco. Però va bene, io lo spero, me lo auguro e sono anche convinto che al primo tempo la Lazio ha un vantaggio, al secondo tempo cambia il risultato. Va bene, piccola pausa musicale, sentiamo il nostro Unione delle Aquile. Ed eccoci ancora in diretta, questa volta sponda bianco-celeste, con il nostro Andrea Sberna. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Insomma, questa Lazio che torna alla vittoria in Coppa Italia e affronterà nel big match di questo weekend l'Inter. Come la vedi la tua Lazio? Allora,
Allora, diciamo piccoli segnali rispetto alle ultime prestazioni, anche di condizioni.